Ciao a tutti ragazzi da The Face Game, top ciao, 5 di ciao. Battlefield 4. Alcolizzato. Tibu non commenta, beve limoncello. No, non era limoncello, era Sambuca comunque. Bon, beve Sambuca, che cazzo che è. Allora, al numero 5 troviamo subito Dottor I. Walker Texas Ranger, signori. Sì. Questo non è un dottore, fa una doppia kill, ma guarda bene dove cazzo la fa. È un dottore perché è chirurgico. Ah, scusami, sì. Ha beccato i due mitraglieri. Sì. Sì. Uno dietro l'altro. Ti ho detto, questo qua è un dottore, si definisce anche, è chirurgo, bravo, eh? È chirurgo perché proprio è perfetto, si vede la mano ferma, esatto, proprio la mano ferma, esatto. Da doppio headshot, non so se mi spiego. Al numero 4 ragazzi, sono TSR Mattia, ragazzi, che usa una tecnica particolare nella mappa Prison per uccidere il blocco di nemici, sì, che sta avanti. Nessuno lo sta cagando, Cioè, con l'Ebot, ragazzi, è fantastico. È un grande, un numero. Ma cosa gli sta friggendo la faccia, praticamente? Questo qui serve per riparare anche i veicoli, no? E quindi sì, è la cosa, l'attrezzo riparatore. Ma guarda! E non adesso ammazzano. Non gli fa un cazzo! No, e guarda che. Cioè, è lenta sta merda, Cosa? Sì, non uccide veloce. Elettriche non si sono accorte. Comunque, gran genialata. Invece, al numero 3 troviamo Roman Killer Leon. Che guarda, oh mio Dio! Per liberare il punto, ma gli è passato in parte. Ma come cazzo lì fanno a morire quella faccia di merda? Non lo so. Adesso infatti va a ucciderlo. Oh. Come fanno a morire quella faccia di merda? Ecco, questo è il Tibu quando gioca. È la reazione classica di Tibu quando gioca. Sì, il problema è che non è che lo dice dopo aver fatto saltare la testa a 4-5 persone. No, subito. Subito, prima che contro. Entra nel serio, sparo un colpo a casa. Come ha fatto a non morire con la faccia di merda? Al numero 2 troviamo Priezeku, ragazzi, che veramente fa una delle kill, penso, non so, ecco, dai, più assurde, no? No, guarda cosa fa, cambia posizione, va a vuoto, ok, il primo colpo va a vuoto, ma il secondo, ragazzi, da 1061 metri, cambiando posizione dall'elicottero. Ma non si è neanche buttato col paracadute, cioè ha cambiato posizione e basta. Ha cambiato posizione. Comunque questa qui è la top epica, se non per le clip, per i nomi, Cioè, Priezeku. Bellissimi. Cioè, perché ha messo una mano sulla tastiera. Cioè, il bello è che anche l'elicottero è atterrato. Ma non era la numero 1? È atterrato e non è esploso. Questa è la numero 1. Al numero 1 troviamo Earthless One. Ricorderete il Red Znock di Battlefield 3, sicuramente. Tibu e Rinnega non sanno di cosa sto parlando, ma non importa. Renz non che quando tu ti butti dall'aereo, spari l'RPG e rientri nell'aereo. Quello che faceva The Killer, come ridere. Esatto. Sì. Il problema è che questo non si limita a farlo una volta. E quante cazzo di volte l'ho fatto? Adesso vedi. Allora, vediamo. Scende dall'aereo, spara l'RPG, lo colpisce, rientra. Ma dai, ma come cazzo è possibile? Già questo è impossibile. Già questa è una cosa impossibile. Rientra nell'aereo. Avrà riacceso il motore, non lo so. Vabbè, no, ha fatto benzina. Riscende e rispara l'aereo. Lo manda a qualcuno! Lo manda a qualcuno! Se ha il gioco in russo, non rompete il cazzo, ce l'ha inviato lui. Andate nel suo canale e glielo chiedete. Non rompete il cazzo. La clip bonus, ragazzi, troviamo l'accoltellatore per eccellenza. Oh, Taylor si è incazzato. Sì. No, oh. Non devono assolutamente provare a dire che non le. Ce l'ha inviato lui, ce ne inviate anche più di una, io ho scelto quella. Ecco. Quindi ragazzi, il clip bonus. Sai che la madre dei coglioni è sempre piena, quindi. Però sai, qualcuno ti dirà lo stesso. Non insultare. Eh no. Eh beh, loro lo fanno. Loro non insultarlo, non possiamo rispondere. Attenzione, guarda, poi gli dà pugno in faccia. Ah no, scusa, direttamente coltellata alla giugulare. Bene, quindi bene, ragazzi, bene, se il video vi è piaciuto, cliccate su mi piace. Vi consiglio questi due video che state vedendo e mettere un mi piace. E per rimanere sempre aggiornati sui video che carichiamo, iscrivetevi anche alla nostra pagina di Facebook, che è messa in descrizione. Ciao a tutti. Ciao.